Le morti di Maradona e Rossi, meglio, le morti di Diego e Paolo, in un periodo in cui, per altri motivi, la morte è più che in altre circostanze nostra compagna di viaggio, ma queste due morti hanno lasciato il segno, non perché, per carità, i miti dello sport siano immortali, né perché oggettivamente se ne sono andati via troppo presto, ma per una serie di motivi, compresa la celerità, compreso il precipitare degli eventi che ha caratterizzato la loro dipartita a poche settimane di distanza l'uno dall'altro. La morte di Maradona, però, come devo dire, si conviene al personaggio, si porta appresso una serie di conseguenze e un alone di mistero in qualche modo. In maniera mirabile, Maurizio Crosetti, che è una delle firme più importanti di Repubblica, ha scritto questo volume qua, Quando uccisero Maradona. È incalcolabile, leggo, la quantità di dolore che la vita e la morte di Maradona hanno prodotto nel mondo, ma anche la quantità di amore che la sua figura ha scatenato. Un dio sporco, ma così umano, il più umano di tutti, lo definì lo scrittore Eduardo Galeano. Ma com'è morto Maradona e perché? Lo si poteva evitare? Tutto è stato fatto secondo le regole di scienza e coscienza? In questo libro si parla di visceri e denari, droga e alcol, calcio e divorzi, mogli e amanti, figli e figliastri, fratelli e sorelle, amici e nemici, medici e infermieri. Quello di Maurizio Crosetti, inviato di Repubblica, è il viaggio di un cronista di razza nel ventre molle di Buenos Aires, in cui si racconta, come in un giallo, tutto il necessario per capire, dal 60° compleanno del campione, la misteriosa caduta, l'operazione al cervello, la clausura nella casa prigione, fino alla drammatica morte per infarto, e poi il delirio popolare. La storia di Diego è una storia d'amore, scrive Crosetti, da qualunque parte la si guardi. L'amore è dovuto a un fenomeno universale e tanto gli è costato quell'amore in salute fisica e mentale, come se lo sprigionasse uno strano strumento, una macchina sempre al massimo dei giri. Un amore oltre i limiti, incontenibile e alla fine mortale. Ma il bambino disubbidiente rimane un personaggio irresistibile, anche se nessuno lo immaginava in quel silenzio clamoroso nella casa di Tigre. Lì dentro semplicemente Maradona era inconcepibile. Se la gente avesse saputo, forse lo avrebbe rapito, forse avrebbe portato i tamburi anche lì fuori, non per difendere un posto di lavoro o un diritto, ma una parte della propria stessa vita. Diego sta morendo di solitudine, eppure è più mondiale di un papa, più popolare di qualunque presidente. Il popolo aspetta, aveva tremato sapendo che stavano aprendo il cranio di Maradona, ma poi aveva di nuovo sperato, si era riconfortato. E il Diego non se va. Quel figlio così amato, mentitore e fanfarone, quel ragazzo strafottente, travestito da uomo invecchiato anzitempo, quel cuore malato, gonfio, smisurato e vero. E quella voce indimenticabile, torna anch'essa nell'estenuante rievocazione di radio e TV. La voce di Diego a bruciapelo, in taxi o in camera,
Sei distratto e non guardi, ma senti, la riconosci al volo, ai toni irriverenti e arrabbiati, oppure impastati dall'alcol e dal sonno. Diego declama e Diego farfuglia, ma è sempre lui, al centro del suo mistero, gridato e sussurrato. Una cantilena, una favola che prevede un finale soltanto, ma come credere che possa arrivare davvero questo finale? Questa vita sparita, riapparsa tutta insieme, i giorni della morte di Diego Armando Maradona, poi quella di Paolo Rossi, ricorda Maurizio Crosetti. Difficile immaginare due personaggi più distanti tra loro, anche se il destino li ha accostati un pomeriggio a Barcellona, quando l'Italia di Berzot sconfisse l'Argentina al Mondiale spagnolo dell'82. Paolo Rossi amava Maradona come chiunque ami il calcio. Io non sono un fenomeno, diceva Rossi, lui sì, è stato il più grande di tutti. Io ero soltanto un buon giocatore, lui era Maradona. Gli eccessi di Diego, la morigerata ironia di Paolo. Paolo che si ritira in una specie di eremo toscano tra colli e silenzi, ogni tanto si mostra in TV per commentare il calcio internazionale, sempre col sorriso e con l'aria di non crederci troppo. Sarà mica una scienza esatta il pallone. Diego che continua a girare il mondo e incontra pontefici e sovrani, rivoluzionari e dignitari di corte, per tutti allo sguardo che gli dèi dedicano agli umani quando si degnano di abbassare gli occhi. Un po' sogghignano, un po' hanno pena di noi. Diego feroce di vita, Paolo pago di quanta ne può assamorare con moglie e figli, senza quel trambusto che è invece l'habitat perfetto di Diego. La muerte se li è presi entrambi in una manciata di giorni. Pochi anni li dividevano, Paolo ne aveva 4 di più, ma c'erano universi tra di loro. Ora li sentiamo come pezzi mancanti di noi, uomini che erano ragazzi, quando i loro gesti ci scandivano il tempo, costruendo i ricordi più belli. Ci mancano, almeno quanto noi manchiamo a noi stessi. Quando uccisero Maradona, Maurizio Crosetti, PM Edizioni.